Benvenuti ad una nuova puntata di Review questa mattina, giovedì 12 agosto, siamo in piena ondata di caldo, quindi la nostra nazione è presa da questo caldo particolare mai registrato prima. In alcuni punti della nostra nazione si sta vivendo un'afa particolare, quindi noi preghiamo affinché gli anziani, quanti sono particolarmente malati, possano rimanere protetti in questo momento particolare, ma è anche un invito che estendiamo a tutti quanti, quello di ripararsi dalle ore calde della giornata di oggi in luoghi condizionati, a riparo appunto dal sole, perché quello che paradossalmente potrebbe essere una passeggiata di routine potrebbe sfociare in qualcosa di spiacevole. Bene, vi ringraziamo per esservi collegati. Stamattina siamo pronti con una puntata speciale, come abbiamo annunciato ieri, ma anche nel corso della giornata attraverso i social. Stamattina vogliamo affrontare una tematica molto particolare, molto specifica della vita cristiana, di quello che un cristiano è portato in modo naturale, fisiologico, a vivere. Questo argomento, che vi svelerò un po' più avanti, lo affronteremo insieme ad un nostro amico di Parole di Vita, ma diciamo amico anche personale, posso dirlo, è il caro pastore Gennaro Chiocca, che abbiamo collegato con noi. Vediamo se i collegamenti funzionano e lo salutiamo. Gennaro, buongiorno e pace! Buongiorno a tutto Eccoti. Lo staff di Parole di Vita. Grazie, grazie per essere intervenuto, ti vediamo e ti sentiamo benissimo. La situazione del caldo pare che stia toccando anche le regioni del nord, tu sei collegato in questo momento dalla Lombardia e quindi crediamo sia opportuno avvisare di fare attenzione in queste ore particolarmente caldi. Bene, noi ti ringraziamo per essere intervenuto, anche perché questa tematica che è tanto a cuore a noi che stiamo cercando in questo periodo il risveglio personale, il risveglio della nazione, crediamo che sia opportuno un passaggio, quasi un checkpoint, se vogliamo definirlo in termini diciamo moderni, un passaggio indispensabile per raggiungere il risveglio personale. Nella fattispecie stiamo parlando e parleremo oggi dello Spirito Santo, del battesimo nello Spirito Santo. A tale proposito, Gennaro, io inizierei proprio con una prima domanda che servirà proprio per introdurre al meglio questo argomento. Che cos'è il battesimo nello Spirito Santo? Il battesimo nello Spirito Santo è una meravigliosa promessa che Gesù ha fatto a tutti coloro che, nati di nuovo, redenti dal suo prezioso sangue, sarebbero diventati poi dei testimoni efficaci. Il battesimo nello Spirito Santo è una immersione che il credente riceve, si fa, e ad immergerlo è proprio Cristo Gesù. Alleluia. Secondo le parole di Giovanni Battista. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno dopo di me che vi battezzerà nello Spirito Santo, con lo Spirito Santo. Alleluia. E col fuoco. Quindi il battesimo nello Spirito Santo è una esperienza celeste, soprannaturale, è una esperienza che il credente vive direttamente con colui che è risuscitato. E quindi è indispensabile per poter essere dei veri seguaci e dei veri testimoni, perché il battesimo nello Spirito Santo, per come si manifesta, per quello che è a tutti gli effetti la testimonianza
della risurrezione di Gesù. Alleluia. Volendo definire i tempi, Gennaro, i tempi in cui probabilmente una sorta di timeline, quindi il credente, l'uomo o la donna, conosce Gesù in un primo momento. Poi avviene in un secondo momento il bisogno, l'esigenza di testimoniarlo al mondo con il battesimo in acqua. Quello che noi stiamo in questo giorno trattando e mettendo in evidenza è il battesimo nello Spirito Santo, che è un terzo momento. Ora, detto questo, chiarito questo sulla timeline, per quanti non hanno ancora fatto questa esperienza, noi vi invitiamo ad accettare Gesù nel vostro cuore, ad iniziare un rapporto e una relazione d'amore con Dio. E come avete appunto insomma appena visto, c'è un mondo davanti, non è l'esperienza con Dio che concluderà la vostra esperienza soprannaturale, ma è solo l'inizio, perché poi c'è un percorso fatto di scopi, di punti da vivere, di esperienze da vivere. Bene, detto questo, vogliamo in questo momento, chiedo alla regia, di mandare in onda un video che introduce in qualche modo la domanda che vorrei farti dopo. Nel 1930 mette in evidenza appunto l'esperienza del battesimo in acqua e del battesimo nello Spirito Santo concomitante, cioè nello stesso momento. Abbiamo visto come anche accadeva in alcuni passaggi della scrittura, il battesimo in acqua e il battesimo nello Spirito Santo nello stesso momento. Ecco, la domanda che io vorrei farti in questo preciso momento, e ti chiederei di esprimerti nella totale libertà, e perché in alcuni casi, specialmente negli ultimi tempi, passa così tanto tempo tra il battesimo, o in un certo senso l'esperienza della salvezza, e l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo? Ma allora, è chiaro che la domanda che mi poni potrebbe non avere una risposta uguale per tutti. Non credo che ci sia, da un nostro punto di vista, la possibilità di dare una risposta che sia poi la risposta per tutte quelle anime, quei fratelli, quelle sorelle che per tanto tempo aspettano l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo. Sicuramente vorrei sottolineare l'importanza del battesimo nello Spirito Santo, che dovrebbe essere quasi conseguenziale alla nuova nascita, perché nel momento in cui noi scopriamo la salvezza in Cristo e realizziamo il perdono dei peccati e riceviamo appunto in dono il Figlio di Dio, quello dovrebbe essere il momento più opportuno, più adatto per poter ricercare immediatamente l'esperienza poi del battesimo nello Spirito Santo. Perché poi ci sono numerose anime che
dovranno attendere tanto tempo, questo non possiamo saperlo fino in fondo. Credo che la risposta possano darla soprattutto quei fratelli e quelle sorelle che si trovano in questa condizione di attesa. Alcune di questi fratelli, alcune di queste sorelle, dopo che sono stati battezzati dopo tanti anni, questo lo dico per esperienza personale ministeriale, hanno confessato che per lungo tempo forse è mancato il desiderio di questa esperienza. Credo, caro Michele, che, come dice la Scrittura, la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se noi nelle chiese insegniamo la necessità del battesimo nello Spirito Santo, i credenti avvertiranno la necessità di questa esperienza. Se noi non la insegniamo, non, in qualche modo non produciamo l'effetto di quella fede che viene dall'ascolto della parola di Dio. Se io non predico questo, difficilmente potrò attendere che dei credenti che sono nella mia chiesa ricerchino questo. La chiesa è il riflesso di quello che noi insegniamo e di quello che noi predichiamo. Se un'anima che si avvicina a Cristo e quindi di conseguenza viene nell'assemblea e ascolta la parola di Dio e sa che la salvezza arriva mediante il perdono dei peccati, questa salvezza arriverà in un modo in cui l'anima si riconosce peccatore davanti a Dio. Amen. E se nello stesso momento, nello stesso luogo, quell'anima sa che il peccatore che riceve la nuova vita ha la possibilità di ricevere la potenza che viene dall'alto per diventare testimone, quella persona, quell'anima, quel credente, quella donna, quell'uomo, quel ragazzo, quell'adolescente o quel giovane o quell'anziano sarà attirato da questa promessa e la cercherà con tutto il cuore come una esperienza indispensabile di cui non ne può fare a meno. Il rischio oggi è che ci sia poco insegnamento su questa potenza e quindi un terribile calo spirituale entra nella chiesa, nelle chiese, parlando ovviamente di situazioni locali, e di credenti che dopo aver fatto un minimo di esperienza spirituale non cerchino quello che necessita per poi diventare testimoni della risurrezione di Cristo mediante la potenza, la dunamis, che scende quando sperimentiamo il battesimo nello Spirito Santo. Alleluia. Quindi sembra capire che in un certo senso abbiamo evidenziato un fatto soggettivo che quindi non può essere definito in una sorta di definizione dei tempi precisi per tutti allo stesso modo. Ma c'è anche, a quanto pare, un fatto legato, una motivazione derivante dal cambiamento nei tempi della predicazione nelle chiese. Fino a qualche anno fa ricordo che qualsiasi compito bisognava
svolgere in chiesa lo si doveva fare soltanto se ripieni già dello Spirito Santo, perché ricordiamo che questa esperienza del battesimo dello Spirito Santo inizia dal segno iniziale del parlare in altre lingue, in fedeltà appunto ad Atti 2 e da tanti altri passaggi che ci sono nel Nuovo Testamento. Quindi pare di capire che questa regola, chiamiamola in un certo senso così, di poter partecipare ai servizi soltanto se sei battezzato dello Spirito Santo, probabilmente facendo riferimento ai diaconi, degli Atti, i quali erano ripieni di spirito. Poi leggiamo di Stefano, il quale era pieno di grazia, il primo martire della Chiesa cristiana, era un diacono, quindi Dio benedica i nostri diaconi. E poi capiamo che oggi invece l'approccio anche proprio al servizio è completamente cambiato. Devi avere delle abilità, sei bravo, sei bello, sei insomma telegenico, allora puoi fare delle cose, se è brutto, grasso, non puoi farle, quindi insomma parlo di me. E quindi capita che in alcuni casi si è, diciamo, il filtro per cui si affrontano alcune tematiche nell'organizzazione di chiesa sia puramente umano, carnale, con un'ottica carnale. Abbiamo appunto ascoltato da te che invece l'approccio deve partire proprio dalla predicazione, che vogliamo ricordare è il compito principale della Chiesa. Vogliamo ricevere fede dalla parola che ascoltiamo predicata e non dalla esigenza di adeguarsi ad uno standard per poter suonare in Chiesa o servire in Chiesa. Ecco, quello è, sotto il mio punto di vista, una cosa soltanto secondaria, un effetto di una causa molto più grande, che è l'esperienza straordinaria personale di innamoramento, di accensione di questa passione tra ognuno di noi con il nostro Salvatore. E non so se vuoi aggiungere altro, ma avrei una domanda. No, vorrei che però, sì, io ricordo perfettamente gli insegnamenti legati a questi principi assolutamente spirituali, che erano quelli appunto del compito in chiesa, qualunque cosa ti accingessi a fare era necessario che tu fossi battezzato nello Spirito Santo. Però vorrei sottolineare anche qualcosa di estremamente importante e che riguarda il principio biblico del battesimo nello Spirito Santo. Noi non veniamo battezzati nello Spirito Santo, o meglio, Cristo non ci battezza nello Spirito Santo per avere dei compiti nella Chiesa. Noi veniamo battezzati nello Spirito Santo per essere testimoni. Alleluia. Questa potenza che ci viene data è per raggiungere i perduti, per combattere contro l'inferno. Alleluia. Per dichiarare, tra virgolette, guerra al mondo delle tenebre. Quindi la necessità del battesimo nello Spirito Santo sorge per essere testimoni a Gerusalemme con la visione di non fermarsi a Gerusalemme, ma di andare in tutta la Giudea fino a Samaria, per arrivare fino agli estremi confini della terra. Questo è il principio di Atti 1:8 ed è un principio che Gesù ha stabilito. Alleluia. Va da sé che nel momento in cui io divento testimone della risurrezione di Cristo, potrebbe essere necessario che, riempito di Spirito Santo, io svolga i compiti, le attività che sono anche all'interno della Chiesa, e che ne sono all'interno della Chiesa molto più di quanto ne possiamo immaginare, le attività nella Chiesa.
Per cui il battesimo nello Spirito Santo viene per renderci testimoni di Cristo fino agli estremi confini della terra, che siano geografici, che questi estremi confini siano morali, che questi estremi confini siano addirittura sociali e quindi anche spirituali, noi siamo chiamati ad essere testimoni. Il battesimo nello Spirito Santo fa questo soprattutto. Poi ci abilita chiaramente, di conseguenza, io direi quasi in modo spontaneo, all'esercizio delle varie attività e dei vari servizi nella Chiesa del Signore, intesa come Chiesa locale e non solo. Grazie. Gennaro, grazie per questa precisazione, perché hai tecnicamente spianato la strada alla successiva domanda, la quale vuole mettere in luce lo scopo appunto del battesimo, quindi della pienezza dello Spirito Santo, tenendo però conto non solo della potenza di operare nella predicazione verso gli inconvertiti, ma anche come scopo di incoraggiamento e, come dire, risvegliare anche la comunità locale. Mi spiego meglio e la dico per inciso. Il Nuovo Testamento ci testimonia, palesemente dagli Atti in poi, che uno dei frutti dell'albero piantato nel cuore dei discepoli, dello Spirito Santo, uno dei frutti, proprio tra i primissimi, è stata la franchezza con cui testimoniavano dove? Nella sinagoga tra i giudei. Ora, volendo rapportare questo concetto di franchezza tra i nostri, come nel caso dei discepoli, nelle sinagoghe, tra i giudei, oggi come credi sia, e se credi che sia ancora valido, il concetto secondo cui un battezzato di Spirito Santo potrebbe ricevere la franchezza per smuovere, scuotere quello che di secolare si è evidenziato, si evidenzia nei contesti ecclesiastici di oggi moderni? Scusami, perdonami se sono stato complicato, ma spero di riuscire a spiegare al nostro pubblico con la risposta ancora meglio. In che modo chi vive una pienezza può essere di sprono ad una chiesa locale che probabilmente vive in difficoltà, un momento di apatia o di indifferenza. La questione non è complicata, ma è anche qui piuttosto direi soggettiva, perché ci sono chiese in difficoltà che hanno saputo scoprire attraverso la pienezza di alcuni fratelli la benedizione di Dio e quindi si sono lasciati incoraggiare, hanno visto una strada che Dio apriva attraverso l'esperienza di alcuni. Io conosco alcune testimonianze di, mi sta venendo in mente adesso, di una sorella che era stata battezzata nello Spirito Santo in modo meraviglioso, potente. Questa sorella per 7 giorni ha parlato in altre lingue ed è stato un motivo per accendere il fuoco in quella comunità. Tra questi anche il pastore ha riconosciuto che Dio, attraverso questa sorella, attraverso questa esperienza del battesimo nello Spirito Santo, stava incoraggiando la Chiesa, e da quel momento c'è stato un bello scossone, diversi hanno cercato questa esperienza e diversi l'hanno anche realizzata, e per diversi mesi, forse 2-3 mesi, questa comunità si è accesa, ha vissuto con desiderio quello che stava succedendo, vedendo in quella esperienza di pienezza
una strada che Dio stava aprendo in quella chiesa, in quella comunità, in quel gruppo di fratelli. Altre comunità invece hanno visto nell'esperienza personale del battesimo nello Spirito Santo di alcuni come un'esperienza personale, punto, e basta, e quasi relegando quell'esperienza ad un fatto privato, e si è continuati ad andare avanti così. Molto, Michele, dipende dalla sensibilità del governo di chiesa locale. È importante che il governo di chiesa sappia riconoscere quando Dio sta manifestando un momento di grazia e lasciare che Dio, scegliendo i suoi strumenti, porta aria fresca in quella chiesa attraverso l'opera dello Spirito. È una questione indubbiamente locale, io la vedo così. Poi ovviamente tu lo sai, tantissimi risvegli nella storia si sono manifestati quando alcune chiese hanno iniziato a vivere la potenza di Dio, accendendo anche altre chiese nelle zone geografiche, quindi Dio poi ha manifestato dei meravigliosi risvegli in alcune nazioni. Resta comunque il fatto che non è soggettivo ma è oggettivo, che è la centralità della parola di Dio e delle sue promesse. Se portiamo la Chiesa verso le promesse della parola di Dio, la Chiesa come credenti, come membri del corpo di Cristo, come anime, accostandosi alle promesse della parola di Dio, realizzerà la strada per una benedizione nuova, particolare, chiaramente scritturale. Quando dico nuova intendo biblica, cioè fresca, perché le promesse del Signore non sono tramontate, sono ancora attuali, attualissime, io direi, per tempi come questo. Apro e chiudo una breve parentesi. Questo è il tempo indubbiamente più difficile, proprio perché il più difficile dovrebbe essere il tempo in cui le chiese si organizzino per ricercare una manifestazione nuova dello Spirito Santo che battezzi numerosi membri di chiesa. Non solo che battezzi numerosi membri di chiesa che non hanno ancora sperimentato questo, ma che in qualche modo risvegli anche quei credenti che hanno già fatto questa esperienza, ma che è un'esperienza che purtroppo sembra quasi non avere più valore, sembra quasi non avere più potenza. È entrata la distrazione, sono entrati nelle chiese, è entrato tanto attivismo che ci ha distratto, ha distratto, e è entrato anche forse troppo desiderio di una posizione nelle chiese, e quindi mettendo da parte quello che effettivamente il battesimo nello Spirito Santo ci spinge a fare. Se lo Spirito Santo manifesta
una nuova e fresca unzione su questa nazione, io credo fermamente che moltissime chiese, una delle cose che faranno è sviluppare numerosi programmi evangelistici e missionari, perché il battesimo nello Spirito Santo ti spinge di una missione, è potenza, ti spinge Alleluia. Fuori dal locale di culto. E ti lascio subito la parola. Ciò che mi ha colpito sempre nel libro degli Atti degli Apostoli è che per l'ultima volta i discepoli compaiono seduti nell'alto solaio prima di ricevere la potenza. Dice che erano seduti in attesa di realizzare la potenza. Poi da quel momento non comparirà mai più questo verbo negli Atti degli Apostoli, seduti, discepoli seduti, cioè in attesa. La potenza dello Spirito Santo, il battesimo, usò un termine che ha a che fare con la risurrezione, ci ha rizzato in piedi. Alleluia. Non c'è più tempo per stare seduti. Chi è stato riempito dallo Spirito Santo non può più stare seduto in attesa di chissà che cosa. Perché se dopo che sei stato riempito con lo Spirito Santo sei ancora seduto, vuol dire che probabilmente, seduto in termini spirituali intendo, probabilmente non hai compreso la potenza che è scesa nella tua vita. E successivamente noi vediamo subito Pietro che predica lì all'aperto e subito i discepoli, gli apostoli e tutti i seguaci che sono in movimento dappertutto, il Vangelo che si espande e la profezia di Gesù che si adempie fino agli estremi confini della terra. Se abbiamo ricevuto la testimonianza, caro Michele, io e te, è perché uomini e donne di Dio Alleluia. Sono stati riempiti dalla potenza dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Gennaro, sono passati circa 6 anni da un contenuto, da un video, da una predicazione, ecco, chiamiamola così, che ti ha un po', in un certo senso, definito poi per gli anni successivi il predicatore del risveglio. Adesso la vediamo insieme. Non lo sapevo. Ecco, so che tu non sapevi questa cosa, ma adesso vediamo insieme questo video. Ti strapperà qualche sorriso, ma dopo lo commentiamo insieme. Che fai? Dormi? Dormi. Che fai? Dormi. Non fuggire lontano dalla presenza del Signore. Quella nave ti sta aspettando qui fuori, ti porterà lentamente lontano dalla presenza di Dio. Prima ti prenderà, poi ti farà addormentare profondamente. Non è questo che vuole il Signore nella tua vita. Dio ha un altro piano. E sapessi quanto è meraviglioso. Dio t'ha unto. Sei profeta. Che vuol dire? Sei chiamato a parlare da parte di Dio. Non ti puoi addormentare. Non puoi cadere sotto i colpi della stanchezza spirituale. Non puoi per un disaccordo metterti su una nave che ti porta a Tarsi. Non lo fare.
c'è un altro piano nella tua vita. Io chiedo al Signore che per un attimo nell'animo tuo ti faccia sentire il grido spirituale di questa generazione. Chiedo al Signore che te lo riveli. Sentirai nell'anima tua questa generazione in balia delle onde, imbarcata su una nave che si sta sfasciando. E sentirai questa generazione che nel mondo spirituale sta gridando: ma non c'è salvezza per noi? Non c'è qualcuno che ci viene a predicare il Vangelo? È possibile che sono tutti così stanchi, tutti così disinteressati? È possibile che la sposa di Gesù Cristo si sta addormentando? È possibile, abbiamo bisogno del suo intervento? Alleluia! Che fai? Dormi. E non dire tanto non c'è interesse. Non lo dire. Non dire tanto sappiamo le cose come vanno. Perché Dio è ancora oggi potente a manifestare un grande risveglio in questa generazione. E io vorrei che tu prendessi coscienza di questo tempo, partendo da questa frase. Che fai? Dormi. Un monito che grida da anni e che ancora continua a sancire il bisogno, l'esigenza di svegliarsi. Non sapevamo delle tue risposte, Gennaro, eppure avevamo preparato questo video che pare rafforzare alla grande quello che hai appena detto con la guida dello Spirito Santo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, sono passati 6 anni, pensa un po', pre-pandemia, molto pre-pandemia questo video, figuriamoci oggi. Ma Michele, hai estratto, credo, la predicazione che probabilmente ho fatto, probabilmente nella provincia di Napoli, non ricordo, forse qualcosa del genere. Questo ricordo quando facesti questo video e me lo poi mandasti. Dunque, vorrei dire una cosa intorno a quello che succede al profeta Giona. In effetti Giona è un profeta di Dio chiamato a predicare a Ninive, e quindi è un profeta che è chiamato a predicare al cosiddetto, diciamo, mondo pagano, no? In qualche modo, consentimi di dirti che questa è la chiamata della Chiesa di oggi. Di oggi, ma di sempre. Parliamo di oggi perché oggi è il nostro tempo. E quindi come Chiesa di oggi noi siamo chiamati da Dio a predicare alla Ninive di oggi. Ho l'impressione che però come profeta, no, non io come profeta, come chiesa che incarna il ministero del profeta Giona, stiamo temendo la sfida con la vera predicazione a Ninive. Ho l'impressione che a Ninive preferiamo arrivarci con una serie di attività, con una serie di programmi che magari ci rendono più amici, simpatici con i niniviti, una sorta, diciamo, di non comunione, ma di relazioni dovute un po' ai nostri programmi di chiesa che magari non urtano la sensibilità
dei niniviti moderni e quindi per non giudicare, per non allontanarli o allontanarci troppo da loro. Oppure semplicemente ci stiamo allontanando dalla nostra chiamata come Chiesa e quindi un po' quello che si legge nel primo capitolo di Giona, nell'allontanarci dalla chiamata non ci stiamo rendendo conto che ci stiamo allontanando dalla presenza del Signore, lontano, fuggi lontano dalla presenza del Signore. Che nessuno pensi di non rispondere alla chiamata che Dio gli ha rivolto e di rimanere nella presenza del Signore, perché la nostra presenza nella presenza di Dio è chiamata. Io sono nella presenza di Dio nella misura in cui rispondo alla chiamata. Dio mi chiama e entro nella presenza di Dio. Ma se mi allontano da quello che è la mia chiamata, di conseguenza, come Giona, mi allontano dalla presenza del Signore. Ho detto più volte in questi giorni, parlando con alcuni fratelli, con servi, il rischio altissimo, non è basso, non è moderato, è altissimo, è quello che senza rendersi conto ci stiamo, mi perdonerà il termine che uso, ma ci stiamo giocando la presenza del Signore con le nostre scelte, con la voglia a tutti i costi di rendere la Chiesa un luogo di accoglienza e non semplicemente un luogo dove si predica la parola di Dio. Indubbiamente la Chiesa del Signore accoglie, ma accoglie per redimere, accoglie per predicare, accoglie perché sa che le persone che accoglie possono essere trasformate dalla potenza del Vangelo che viene predicato appunto in mezzo all'assemblea. E quindi Giona fugge. E ci sono le conseguenze di quella scelta. Noi non possiamo pensare di non subire le conseguenze di scelte sbagliate, anche come Chiesa. Se il sale diventa insipido, non ha più senso. Per la Chiesa essere di testimonianza. E se la luce viene nascosta, non ha più senso essere luce. E quindi la predicazione di Giona, il ministero di Giona, ha validità, ha senso nella misura in cui risponde ad un preciso mandato e i contenuti di quella predicazione sono forti, ma sono reali, sono concreti. Ninive deve ravvedersi. Dio cambierà il cuore dei niniviti, lo farà perché la predicazione produce sempre un effetto miracoloso, devastante per l'inferno Alleluia. e edificante per il regno di Dio. Quindi è
assolutamente importante oggi che come Chiesa rispondiamo al mandato che ci è stato dato, senza girarci intorno, senza avere paura. Altrimenti, se dico qualcosa di molto forte, e mi perdonerete ovviamente, altrimenti se la Chiesa non ha, ovviamente dico in senso locale come Chiesa, non ha alcuna intenzione di rispondere alla chiamata come quella di Giona perché è distratta da altro, e allora non ha più alcun senso che i membri di quella Chiesa cerchino il battesimo nello Spirito Santo. Perché il battesimo nello Spirito Santo è il più grande equipaggiamento, il vero equipaggiamento per essere testimoni nella Ninive di oggi, che Cristo non è una religione. Cristo è il Figlio di Dio risuscitato e che accompagna la Chiesa, accompagna la predicazione dell'Evangelo con i segni visibili della sua risurrezione. I segni della sua risurrezione non hanno senso fuori dalla predicazione dell'Evangelo. Una Chiesa che si secolarizza non può pensare di vedere i segni della risurrezione, perché i segni della risurrezione non sono per una Chiesa che si secolarizza, che si siede, che sbadiglia, che si addormenta, che si mette su una nave per andare a Tarsis. I segni della risurrezione di Cristo sono per la Chiesa che risponde in toto, in pleno, alla chiamata, al mandato che ha ricevuto. Alleluia. E vorrei precisare un fatto importante che è scritto in Matteo 28, che riguarda proprio le garanzie della presenza di Gesù. Quando Gesù dice: non vi preoccupate, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine dell'età presente. Alleluia. Spesso abbiamo usato questa promessa per i nostri bisogni, i nostri problemi. Quante volte, Michele, siamo stati in difficoltà e ci siamo aggrappati a questa promessa. Bene. Gesù ha detto che sarebbe stato con noi in ogni tempo. Un problema, una malattia, una difficoltà. Tante volte abbiamo preso questa promessa e l'abbiamo sentita nostra perché avevamo il bisogno spirituale, morale, forse anche fisico, di sapere che Gesù era con noi. Ed è fuor di dubbio che il Signore sia nella vita dei credenti in momenti difficili. Però permettimi di dire una cosa. Quella promessa, io sarò con voi, è una promessa che riguarda la Chiesa che va. Alleluia. Perché non può essere quella promessa staccata, decontestualizzata da quella verità. Quella promessa è la parte finale del mandato. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. No, tutte le promesse di fare discepolato, di ammaestrare. E alla fine c'è questa chiusura di quel bellissimo insegnamento di Gesù. Ecco, io sono con voi in ogni tempo. Quello ecco, io sono con voi in ogni tempo. È per la Chiesa che va, per i credenti che andranno ovunque, perché sono i credenti che entrano
nei luoghi tenebrosi che hanno bisogno di sapere che Gesù è con loro. Alleluia. In ogni tempo, fino alla fine dell'età presente, perché il mandato della Chiesa è un mandato che durerà fino alla fine di questa età, e la Chiesa di ogni tempo deve sapere che Cristo, la sua presenza, è con lei, nella misura in cui lei sarà con Cristo nel rispondere al grande mandato. Sembra che il politicamente corretto abbia in un modo elegante, stia tentando in un modo elegante di azzittire il comando di Dio alla Chiesa, ma sappiamo che il comando che Dio rivolge, appunto come stavi dicendo, è un comando che scuote, rialza, risveglia i cuori. Sembra di aver parlato ed espresso in modo così chiaro il risveglio che stiamo attendendo senza mai nominare il risveglio che stiamo attendendo. Quindi è in realtà questo quello che noi ci aspettiamo e deve iniziare da ognuno di noi, dai nostri cuori. A tale proposito, Gennaro, volevo chiederti se possiamo dare un consiglio e un incoraggiamento a quanti stanno desiderando, forse proprio in questi momenti stanno ricevendo il segno iniziale del battesimo nello Spirito Santo, oppure stanno desiderando in un modo glorioso e anche veramente sincero questa manifestazione, questa pienezza per andare. A noi è capitato nella nostra esperienza Parole di Vita di ricevere telefonate di persone che non hanno mai frequentato una chiesa e che parlavano in lingue, che non sapevano cosa stesse accadendo, semplicemente in obbedienza a quanto ascoltato in televisione ci chiamano con... ecco, vorrei tanto che tu ci aiutassi a capire e anche ad incoraggiare queste persone che stanno desiderando, forse dopo tanti anni di chiesa e di banco, stanno desiderando di ricevere. Ecco, abbiamo in qualche modo dato già delle indicazioni, ma vorrei che alla termine di questo nostro appuntamento di oggi ci sia fissato questo punto chiaro. Grazie. Io non so, Michele, se sono all'altezza di poter dare dei consigli di questa portata. Sicuramente vorrei dire qualcosa di importante rispetto anche a quello che tu prima hai definito il politicamente corretto. Beh, permettimi di dire che ciò che è politicamente corretto è spesso biblicamente scorretto. Ricordiamoci, fratelli, che tutto passerà, completamente tutto. La sua parola rimarrà in eterno. Alleluia. Se noi saremo legati alla sua parola, e allora noi non avremo alcun timore, perché la sua parola ci porterà verso l'eternità. Noi stiamo entrando nel tempo più difficile della storia, e che io reputo il migliore della storia della Chiesa. Quindi è vero che è il momento più difficile, ma è anche il momento migliore, perché la Chiesa del Signore si manifesti. E può manifestarsi solo se ci sono i segni della potenza di Dio. I segni della potenza e della presenza di Dio sono inequivocabili. Il mondo stesso è in grado di percepire attraverso la nostra vita, attraverso la testimonianza della Chiesa,
e dei credenti, anche in modo singolare, sono in grado di percepire che qualcosa di soprannaturale si manifesta quando parliamo, quando predichiamo, quando ci muoviamo, quando raccontiamo, quando testimoniamo. La nostra testimonianza è inequivocabile, spesso lascia atei, increduli, anche agnostici, li lascia senza parole. Persino i contestatori a volte ho visto azzittirsi, silenziarsi di fronte al racconto della potenza di Dio, ovviamente non solo quella che leggiamo nella Bibbia, ma quella che noi viviamo oggi attraverso le nostre esperienze. Quindi il consiglio che io voglio dare, anche se la parola consiglio è un po' troppo alta per me, il suggerimento magari, il suggerimento che voglio dare a questi fratelli, a questi amici che stanno sperimentando un forte desiderio di vedere la gloria di Dio, è proprio quello di vivere secondo la parola del Signore. Poi tutto il resto va da sé. Non cercate esperienze fuori dalla Bibbia. Non andate a cercare cose che sono fuori dalla scrittura, dall'idea di Dio, che sono fuori dalle indicazioni della sua parola e quindi dalle dottrine bibliche, dagli insegnamenti biblici, perché questo è anche il tempo della manifestazione di numerosi falsi profeti, anticristo, che sono in gran numero stati partoriti da diversi anni e che sono in giro come lupi rapaci. Da cosa li riconoscerete? Non certamente dai miracoli. Loro metteranno molta attenzione su eventuali miracoli, eventuali segni, metteranno moltissima attenzione sulla loro persona, su quello che hanno, su quello che dicono di essere. Presenteranno spesso il loro curriculum, se non lo faranno loro, lo faranno le loro organizzazioni. Ecco, tutto questo è fuori dalla logica biblica. Chi è chiamato da Dio non presenterà mai se stesso, perché di noi stessi possiamo presentare solo la vergogna delle nostre azioni, ma presenteranno quello che Dio ha fatto nella loro vita, non quello che loro hanno fatto per Dio. Quindi Dio vi darà discernimento per capire quando di fronte avete qualcuno che sta parlando di Dio e non da parte di Dio. Dio vi darà saggezza e conoscenza per capire quando qualcuno promuoverà se stesso e non l'opera di Cristo e del Calvario. Vi parleranno spesso di vittorie, di conquiste, di scalate, e poco di ravvedimento, di conversione, di necessità di essere riempiti dallo Spirito Santo. In ultima analisi, è, come dice la scrittura, l'albero si vede dai suoi frutti, quindi sarà molto molto importante
interrogarsi intorno a quello che è il frutto di determinati ministeri, determinati insegnanti. Resta e rimane il principio, dico indissolubile, come quello del matrimonio, per rimanere fermi, alleluia, quello di essere attaccati alla scrittura, alla parola di Dio, perché il battesimo nello Spirito Santo non è stata l'invenzione di una denominazione. Tu non devi venire battezzato perché sei pentecostale, perché se credi che il battesimo nello Spirito Santo ti serve per essere pentecostale, vuol dire che stai sottoponendo una straordinaria promessa divina ad una mera denominazione. Io vengo battezzato nello Spirito Santo perché il regno di Cristo deve avanzare, alleluia, in mezzo, amen, alle tenebre. Amen. Grazie Gennaro. Mi fanno segno che abbiamo raggiunto il nostro termine massimo per la puntata di oggi. Io volevo ringraziarti per questo, per aver accettato l'invito, per questo tempo passato con noi. Ora, da quello che sto raccogliendo dai messaggi che arrivano, ti voglio subito invitare per una prossima puntata, magari la organizziamo per bene in un tempo in cui avrai possibilità di collegarti con noi e affrontare ancora altri temi che riguardano appunto la Chiesa oggi e, perché no, prendere di riferimento anche alcune iniziative che vi stanno vedendo lì nell'Origiano e in Lombardia, vi stanno vedendo protagonisti a favore appunto degli ultimi, degli emarginati. Vi immaginiamo noi che siamo in altre regioni d'Italia sempre ai crocicchi e in un certo senso prendiamo anche incoraggiamento a spingerci anche noi in esempio appunto della parola di Dio, ma anche un esempio davanti ai nostri occhi con la Chiesa di Lodi, San Giuliano Milanese e della diaspora, che siete, come sempre dico, un riferimento e anche un esempio dei tempi moderni. Grazie Gennaro, grazie per questo tempo e speriamo, ringraziamo tutto lo staff tecnico che intorno a te ci ha concesso di collegarci in modo preciso e limpido stamattina per ascoltare il messaggio che ha avuto per il pubblico di Review e ti diamo appuntamento ad una prossima volta. Grazie, Dio vi benedica e Dio ti benedica grandemente, Gennaro. Grazie Michele, salutami tutti, lo staff, sì. Spero in una prossima puntata, ma spero anche di vederti da vicino, è sempre un piacere incontrarti. Piacere mio, grazie Gennaro, a presto, Dio ti benedica. A presto. Ringraziamo i nostri amici per questa puntata, per averci seguito in questa puntata speciale. Come vi avevo già preannunciato, abbiamo raccolto dei punti molto importanti per proseguire, per inquadrare la nostra necessità, il nostro bisogno, la nostra urgenza. Dove risiede l'urgenza della nostra anima in questo momento? Nella pienezza dello Spirito Santo, per affrontare un mondo che soffre e per andare incontro ai bisogni nel modo in cui Dio vuole che noi li affrontiamo. Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani mattina con una nuova e interessante puntata di Review e vi, come sempre, invitiamo a rimanere collegati con Parole di Vita, perché susseguirà una nuova diretta della Voce del Pastore alle ore 10:30. Vi ricordiamo anche che ogni sera alle 23:30 potrete rivedere le repliche di Review per quanti ce lo stanno chiedendo e continuate a contattarci, perché aspettiamo i vostri feedback e desideriamo tanto continuare a essere un aiuto per voi con la grazia di Dio. Dio vi benedica.